Parliamo di link interni oggi, cioè come farli al meglio tra SEO e UX. Ti faccio la prima domanda e poi continueremo con i classici nostri rimpalli tra me e Riccardo. Ecco, ma quanto contano i link interni e perché bisogna sceglierli? E c'è un massimo da mettere, c'è un minimo e perché contano? Questa è un po' una domanda introduttiva. Tu ci hai detto prima che sono la Cenerentola. Ecco, spieghiamo perché magari sono la Cenerentola che è già andata al ballo e che è diventata moglie del principe, e poi questa è anche un'altra fiaba di un altro tipo, no? Delle principesse che vengono salvate. Però, ecco. Allora sì, e poi vi mostro anche un paio di documenti, insomma di immagini che mi sono salvata per l'occasione. Sono la Cenerentola link interni perché per tanto tempo, ma anche adesso, si guarda molto alla link building, no? Alla link popularity, ai backlink, eccetera. E sappiamo tutti che è un'attività un po' borderline, volendo, alle volte non si ottengono quei risultati sperati, nonostante, diciamolo chiaramente, si paghi anche delle cifre non necessariamente economiche. Ad ogni modo, e poco si dà invece di attenzione ai link interni. Perché succede questo? Perché è una Cenerentola, un po' come quando tu abiti in un posto, sai che c'è un monumento bellissimo, ma per 30-40 anni non ci sei mai andato a vederlo perché sai che è sempre disponibile. Sono un po' così, cioè i link, tanto ce l'hai in casa, sono tuoi link interni, quindi parliamo di link del tuo sito, no? Da una pagina a un'altra, e pensi che tanto, insomma, in qualche modo li puoi gestire quando ti pare, se non li gestisci non è un problema perché Google li comprende, il che è vero. Ma non è detto che li comprenda come tu vuoi che vengano compresi. Pensi che sì, metto un link interno giusto perché così l'anchor test mi richiama quella pagina e quindi in ottica SEO, senza pensare che in realtà hanno un enorme peso in ottica anche di user experience. E quindi in qualche modo sono, ecco, la Cenerentola perché sono ancora tanto sottovalutati, troppo a mio avviso. I link interni hanno un enorme potenziale in termini di sia positivo che negativo. Positivo perché consentono di aiutare la comprensione di una pagina parte nel motore di ricerca. Io tendo a evitare di parlare di posizionamento, no? Perché quella è una conseguenza dell'ottimizzazione. Ma nel senso negativo, hanno anche la possibilità di distruggere un sito, per esempio nel classico restyling, se non lo fai nel modo, se non utilizzi una struttura di navigazione, ma non soltanto link interni, ma anche cosiddetti contextual link, no? Adeguata o comunque che richiami la precedente, se la precedente andava bene. A tale proposito, vi voglio proprio far vedere. Ok, Che bello che ti sei preparata per noi, oltretutto. assolutamente, certo, assolutamente. Vi volevo far vedere due cose. Ditemi se vedete lo schermo? Sì, Vedete yes. lì? Ok. Diviso. Allora, questo è un post che non si trovava qui prima, si trovava nel vecchio blog di Google, se ve lo ricordate, del 2008. Era il 2008, no? Parliamo di un sacco di anni fa, e dove dice che l'importanza dell'architettura dei link, quindi della disposizione dei link e del link in interno, quindi il link architecture, quindi il link interno è uno step cruciale diciamo, nella struttura del tuo sito se vuoi che questo sito venga indicizzato. Qui si chiama parla di index, dai motori di ricerca e dice ha un ruolo cruciale per Google Bot Ability, quindi la capacità di Google Bot di trovare le tue pagine, ma aggiunge anche per i tuoi visitatori. Quindi enjoy your site, quindi affinché si trovino bene nel navigare il tuo sito. Questo era il 2008. Nella guida di Google, che è la guida iniziale, parla continuamente di link interni. Ecco, qui lo,
dice fornisce una sola versione, quindi canonical, prova addirittura dice prova a utilizzare l'anchor test anche per link interni, perché qui dice sì, di solito i link vengono visti più come un modo per, diciamo, come backlink, no? L'importanza in realtà è molto importante utilizzare l'anchor test anche per link interni e via dicendo. Questo è un testo, ovviamente un contenuto che trovate online nella guida SEO, diciamo proprio basic, però poi, e questa è un'altra cosa che voglio farvi vedere, queste sono una slide che io avevo preparato per un intervento che ho fatto diversi mesi fa, proprio su link interni, dove ho collezionato dal 2007, 17, scusate, fino al 20, tutte le dichiarazioni ufficiali di Mueller sui link interni. Allora, adesso magari non le guardiamo proprio tutte, però vi volevo invitare a vedere questa cosa qua. A un tizio che gli chiede di, insomma, che era preoccupato perché c'era stato un calo, adesso non ricordo bene. Comunque, Mueller che cosa dice? Occhio, perché il layout più l'internal linking, e parliamo di link interni, di quello di cui stiamo parlando oggi, può condizionare, affetto non mi viene la traduzione, comunque può condizionare il ranking del sito. Cioè lo dice espressamente Mueller e poi continua a dire in merito ai link interni, usate il canonical, dice anche Vuoi non è che la spiegare site. cos'è il canonical, Maria Chiara, Sì, per chi non lo allora, sa? questa è una cosa, diciamo, una problematica tipica che io incontro nei siti di natura editoriale, quando mi interfaccio, per esempio, con redattori, giornalisti, eccetera. Che cosa succede? Ogni pagina ha un suo indirizzo, una sua URL, no? Che sarà miosito.it/articolo1. Facciamo questo esempio. Questo è il link canonico, cioè quello reale per cui è stata creata questa pagina. Ora può succedere, diciamo che il canonical nasce per ovviare delle problematiche dei CMS, soprattutto per gli e-commerce, però in realtà che cosa succede? Che quel link potrebbe essere, quella pagina potrebbe avere un link del tipo sito.it/canonical /articolo1b, per dire, e Sì. ripetere esattamente lo stesso contenuto dell'articolo canonico, con l'URL canonica, quindi articolo 1. Che cosa succede? C'è un problema di duplicazione, un problema diciamo di ridondanza e via dicendo. Allora che cosa si fa? Nella pagina che non è canonica, quindi articolo 1b, che non è stata creata, ma si è, diciamo così, adesso prendete con le pinze, generata per qualche motivo, anche perché magari l'associa a una categoria diversa, eccetera, va all'interno del codice un tag che si chiama canonical, è il canonical, che è esattamente canonical uguale a sito.it/articolo 1, cioè la pagina, l'URL, che è canonica, che è nata proprio per essere indicizzata e quindi per essere considerata dal motore di ricerca come quella canonica, a fronte di n pagine che invece sono state magari duplicate per qualche motivo. C'è da Diciamo, dire scusa, Maria, diciamo giusto per come dire, dare un cappello alla cosa, che di base, se tutto funziona come deve andare, ogni pagina c'è il canonical ce l'ha già. all'indirizzo della pagina stessa. Se Certo. io ho una pagina che è duplicata di un'altra, ad esempio per tag colore di un oggetto, per questo tu dicevi il fatto dell'e-commerce, perché magari in un e-commerce Nasceva così, sì. io posso avere per esempio maglie gialle, maglie rosse, maglie verdi, allora magari sono tutte pagine uguali, allora io lì posso mettere il canonical a una versione di base Certo. che è quella che voglio che Google tenga come riferimento, le altre sono duplicate, ma sono duplicate per una necessità. E per questo Certo, canonical. c'è anche da dire che per chi usa le piattaforme WordPress è molto facile poterlo fare, è quasi automatico in alcuni casi. Quindi non preoccupatevi, quando è che c'è il problema? E perché parliamo di canonical all'interno dei link interni? Perché succede molto spesso che alcune volte chi scrive o chi inserisce manualmente i link non vada a mettere la pagina canonica, link interni. Quindi
contextual links, quindi interni a un testo. Facciamo un esempio, sto parlando di fiori, no? Parlo, c'è un contenuto generico sui fiori, sulla primavera, eccetera, eccetera. Mi trovo la parola Margherita, invece di mettere il link al sito, quindi interno alla pagina del sito che sarà fiori slash Margherita, io lo metto a fiori slash Margherita 1, che è magari una pagina non canonica. Che cosa succede? Che se, ecco dov'è la forza del link interno, che quel link, quella pagina, anche se non è la pagina canonica, ma riceve click, riceve condivisioni, l'utente ci va perché la trova è interessante, quello che io ho indicato all'interno del codice, probabilmente dopo un po' non avrà più alcun senso per Google, perché a fronte di quello che io vado a inserire come canonical, per Google ha più peso il segnale dell'utente. Il canonical non è una direttiva, dice semplicemente a Google, È guarda, a questo è un'indicazione. un'indicazione, perfetto, però c'è una gerarchia. Su questa indicazione che io do, perché sono webmaster, perché gestisco il sito, perché sono redattore, prevale sempre il segnale dell'utente. È ovvio che se comincio a mettere all'interno di un contenuto dei link interni a pagine che non sono canoniche, mi troverò ovviamente a dare a Google dei segnali cosiddetti contraddittori, perché da una parte gli dico guarda, questa è la pagina canonica, dall'altra però io la pagina non canonica la comincio a linkare da tutte le parti o comunque da più parti rispetto a quella canonica. Quindi sto dando al motore di ricerca, a Google, un segnale contraddittorio. E sui segnali contraddittori qual è il problema? È che poi Google decide di per sé, quindi tu non sei più in qualche modo proprietario del tuo intervento, no? Della tua implementazione. Ecco perché John Mueller in questo tweet che vi faccio vedere dice siate sicuri di linkare il canonical. Aggiunge anche la sitemap non può soppiantare il link in interno. Non è che se fai la sitemap la mappa HTML anche allora chi se ne importa del link interno? Assolutamente no. Qui addirittura aggiunge qualcosa di più rispetto al canonica. Il link in interno, cominciamo a mettere anche delle pagine con status 200, non necessariamente 301, no? O delle direzioni, ma pagine canoniche a tutti gli effetti, diciamo. E ovviamente qui all'ultimo, ma in realtà se ne trovano veramente tante di dichiarazioni ufficiali del motore di ricerca, dice anche, consiglia anche di fare molta attenzione all'anchor test che viene utilizzato. Ti volevo chiedere una Sì. cosa, probabilmente sull'anchor test ti faremo domande o te le farà Riccardo. Ecco, tu hai detto, visto che hai chiamato in causa le redazioni di cui un Sì. pochino faccio parte, perché sono mezzo giornalista e mezz'altro, cosa, ecco, ma se io scrivo un articolo, sempre, vabbè, facciamo sui fiori da regalare a San Valentino, dai, facciamo questa, ormai è passato, no? Comunque, e quindi... Un bell'articolone su tutte le tipologie di fiori, margherite, rose, bla bla bla. E poi cosa faccio? Magari mi cerco il link interno direttamente tramite WordPress, no? Quindi ecco, probabilmente sono un povero redattore che ha fatto uno dei pochi articoli, che conosce tutto il sito, poverino, giustamente, però il suo articolo sui fiori l'ha fatto pure bene. Quindi ha scritto margherite e lui gliel'ha proposta, magari ha visto il primo, poi non ci ha fatto caso perché pare che sia dell'URL perfetta, che c'era margherite slash trattino e mezzo 1, margherite 2. Che fa sto poveretta? Come deve fare? Ti dirò di più che quello che succede Suicida. solitamente, no, ma magari succedesse questo, quello che succede No. solitamente, sì, no, è che spesso si va nel motore di ricerca interno al sito, si digita una parola chiave, si prende l'URL del motore di ricerca che tante volte è anche no index, quindi si dice no, non lo indicizzi, e si prende quell'URL perché quell'URL ti restituisce tutti gli articoli con quel che corrispondono a quell'anchor test. È un'occasione assolutamente mancata. È utile agli utenti? Non so nemmeno se sia tanto utile questa cosa, però ritornando alla tua domanda, cioè che cosa deve fare?
Ecco perché dico che la formazione può essere anche un semplicemente file Word con delle indicazioni chiare ed esaustive che aiutino chi non necessariamente deve saperne di SEO, né tantomeno di come di canonical o non canonical. Partiamo dal presupposto che il redattore non deve necessariamente sapere se sta inserendo meno o non canonical, ma possiamo dargli delle indicazioni. Quindi la prima cosa da fare sono delle linee guida semplici, chiare. E ovviamente una formazione, come si chiama, on the job, cioè è inutile dare un testo e dirgli adesso te la cavi, glielo dai e lo fai digerire, un testo, un Word che potrebbe essere una pagina, e poi insieme a lui inizi a vedere come fare questa tipologia di articolo. Sicuramente vale la regola del cosa non fare, molto più del cosa preferire. Perché? Perché sono molto di meno le casistiche in cui diciamo da evitare. Per esempio, una delle cose che si può dire è evita tutte le URL che abbiano dei parametri all'interno. I parametri sono il punto interrogativo e l'uguale. In questo caso gli hai già detto di non andarsi a prendere i risultati del motore di ricerca interno. A meno che i risultati del motore di ricerca interno non abbiano un URL parlante e siano volutamente fatti indicizzare per qualche motivo, perché magari si decide di posizionarli. Però sì, la formazione di chi scrive, del redattore, del giornalista è vitale su questo. Perché dipende. Allora, io ho visto e sto vedendo tante criticità legate proprio a questo, cioè all'inserimento di link non canonici. Ok, quindi la cosa di WordPress è una buona prassi alla fine di cercarlo direttamente dentro, ma di guardare che link è, Allora, giusto? Che URL è, scusami. ecco, allora, come hai detto te, è la soluzione, è una buona soluzione, cioè per una soluzione ancora migliore, perché io dico sempre, le cose si possono fare bene e si possono fare meglio. Allora, come dici te, è il bene. Qual è il meglio? Il meglio sarebbe avere, non è, come dicevo, il redattore, il giornalista non necessariamente deve sapere di SEO, però se io ho due articoli più o meno che trattano di un argomento simile, anche se non uguale, sappiamo che trattare di argomenti eccessivamente simili non è l'optimum, e uno ha delle potenzialità di posizionamento migliori di un altro, se all'interno di quel nuovo articolo che sto scrivendo io posso mettere un argomento che racchiude entrambi, come link interno, probabilmente sarebbe meglio preferire quello che ha più potenzialità in termini di posizionamento. Quindi, in termini molto pratici, che significa? Che un successivo step può essere quello di redigere, si fa, un file, che sia Excel, Word, poi la tipologia di file è una cosa che si decide insieme, no? Dove si mettono a fronte di argomento le pagine che il redattore può scegliere da linkare all'interno dell'articolo. Parliamo sempre di contesto al link, no? Quindi non di link che appaiono in automatico perché c'è il plugin WordPress, dei correlati, eccetera. Perché il contesto al link ha, diciamo, un po' più di valore, essendo contornato da testo, essendo eccetera. Quindi lì la fase successiva può essere: ok, per questo mese ti do le pagine che a fronte di questo argomento possono andare bene all'interno del tuo articolo. Bene, Perfetto, io lascio la palla a te. Vai, vai allora, mi pure. fa piacere che Cristina abbia, dire, scoperto che ci sono anche io oggi. No, perché noi facciamo la quota 2 invece della quota rosa per dire. Vabbè, a parte gli scherzi, insomma. Allora, il discorso è che prima Cristina ha detto, vabbè, ma l'Anchor Text lo chiede sicuramente Riccardo, e in effetti sicuramente è una di quelle cose che vorrei chiedere, anche se poi, diciamo, questa conversazione poi mi ha fatto venire in mente anche altre cose, del tipo, ad esempio, ecco, l'uso di questi plugin che mettono in automatico il link interno a una determinata pagina con Sì, ti sento male. Forse ti sentiamo sei. male. No, adesso non lo sento proprio più, si è tipo ghiacciato, come si dice, freeze. Frizzato, che mi dicono sempre Frizzato. le varie. Ok, vediamo se ritorna. Ok, Penso vediamo di se aver ritorna. Se no.
Sì, comunque ho Hai capito capito la qual è sua la domanda. domanda? Sì, perché Ok. è un'altra problematica tipica perché dei siti editoriali, perché ovviamente è quello che sta tornando, è tornato. Sembrava troppo bello che riuscissi Ma a noi, in quanto prenderlo. donne, abbiamo Abbiamo capito la tua domanda. aspettato, giuro, abbiamo Però pure abbiamo capito capito la tua la domanda prima che tu finissi, pensa. Allora, prima che succeda di nuovo qualcosa di drammatico. Anchor text, cioè Sì. io quando decido di mettere, allora io so questo, so che per i link in uscita, cioè per gli outbound link, cioè i link che vanno fuori, l'anchor text è un po', come dire, problematico perché se esagero con delle keyword troppo commerciali, rischio di apparire a lungo andare, in tanti casi rischio di apparire spam, cioè rischio di sembrare che io stia, come dire, favorendo quella pagina web, quel sito web per quella determinata keyword, perché io so che come dire, Google dà valore all'anchor text perché attraverso l'anchor text riesce a contestualizzare la pagina di atterraggio. Cioè, se io metto come anchor text scrivere per informare e la mando alla scheda Amazon scrivere per informare, lui capisce a lungo andare dopo tanti link che quella pagina è pertinente per la query scrivere per informare. Se lo faccio con siti partner o comunque clienti o cose del genere, rischio di beccarmi una penalizzazione se vado avanti per un bel po' di tempo. Con i link interni, invece, cosa succede? Cioè, posso utilizzare questo discorso dell'anchor text, come dire, forte? Allora, una premessa su quello che hai detto prima, non troppo di recente, anche se è comunque una relativa novità, Google ha introdotto dei tag nuovi per i backlink, per il link in esterno, scusami, l'outbound link, che sono per esempio responsored, rel, qualcos'altro, adesso non ricordo, però insomma si trova su Google. Sì, cioè user generated, eccetera, quindi lui. O addirittura dice il nofollow, consiglia il nofollow. Quindi l'anchor test sicuramente il concetto è pensare sempre all'utilità di quel link. Se stiamo facendo a pagamento è fortemente auspicabile il nofollow o chiarire automaticamente che è sponsorizzato con l'apposito tag. L'anchor test ha un peso anche per l'utente, ricordiamocelo, quindi abbiamo fatto un sondaggio come BEM, ma in realtà lo sapevamo già, era solo per convalidare quello che sapevamo con dei dati, no? Perché abbiamo intervistato 1.000 persone con Google Consumer Survey. L'utente vuole sapere dove ti porta quel link all'interno di un contenuto, lo vuole sapere e qual è il modo per dirglielo? L'anchor test. Quindi se io scrivo eccezionale vendita di iPhone e poi lo mando su una pagina di iPhone che non è la vendita non è eccezionale per niente, non sto sostanzialmente non sto esaurendo, diciamo, esaudendo la richiesta dell'utente. A lungo andare che cosa succede? Probabilmente c'è magari un tasso di permanenza basso, insomma, tutti i segnali che l'utente dà anche al motore di ricerca, per cui il motore di ricerca dice, sai che c'è in più a quello che hai detto tu, cioè il fatto che contestualizza il contenuto con l'anchor test, probabilmente questa pagina per questa query, che magari è relativa agli iPhone in questo caso, non è che soddisfi molto l'utente, quindi io non la premio. Questa è una cosa, quindi non è detto che penalizzi necessariamente se si usano i tag appropriati. Peraltro, io me lo prendo come un backlink nofollow se il sito è un sito dove ci sono i miei utenti, i potenziali interessati ai miei servizi. Non me ne importa proprio niente del nofollow. Peraltro, se metti un nofollow su un sito trust, se un sito trust mette il nofollow, Google non è che gliene importi tanto che è nofollow. Quindi, in qualche modo, il sito trust intendo un sito di un certo peso. Ritornando a quello che mi hai detto te, assolutamente sì. Cioè, bisogna fare attenzione anche con i link interni, direi forse soprattutto con i link interni. Successe tanto tempo fa, quando ci fu, mi pare proprio Penguin, se non erro, l'aggiornamento, insomma, uno degli aggiornamenti che aveva a che fare proprio con i link interni,
E questa è un'esperienza mia personale. Mi occupavo di un sito relativo alla sicurezza sul lavoro, stress lavoro correlato, ma ti parlo di una quindicina di anni fa, no, forse di meno, comunque con l'update là. E che cosa avevamo fatto noi? Perché si faceva così? Lì dove c'era la valutazione dello stress del lavoro correlato, avevamo messo in tutte le pagine correlate dove parlava di valutazione stress correlato, utilizzato esattamente questo Anchor Test. Valutazione stress lavoro correlato con il link alla pagina della valutazione. C'è stato un crollo indescrivibile. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente variato l'Anchor Test, abbiamo ripreso tutte le pagine, variato l'Anchor Test e nel giro di un paio di settimane è ritornato tutto come prima. Questo è un esempio, però ti posso dire che assolutamente sì. Ma perché? Perché sì? Perché se ci pensi non è logico, non è colloquiale in un contenuto che io vado a mettere il link a una pagina sempre esattamente con lo stesso Anchor Test. Bisogna variare. Attenzione perché se io vado a mettere una nuova pagina che è stata appena creata con un Anchor Test all'interno di una pagina possibilmente già ben indicizzata da Google, solitamente si fa così, no? E Google la trova questa nuova pagina, la prima volta che la trova in quella nuova pagina con quell'Anchor Test, è probabile che poi quella pagina sia associata a quell'Anchor Test. Ricapitolando, quando vado a linkare un articolo nuovo, attenzione, molta attenzione ai primi Anchor Test che mettiamo, perché saranno quelli che poi faranno capire a Google l'argomento e che probabilmente mi compariranno. Io vedrò in SERP magari con la query dell'Anchor Test e non del title quella pagina, perché la prima volta che l'ha trovato è stato quello. Quindi quando è un primo articolo nuovo che viene linkato, attenzione assolutamente all'Anchor Test, successivamente si dovrebbe diversificare semplicemente tenendo in considerazione la logica, il buon senso e il fatto che non ci passa solo Google, ma anche gli utenti, senza eccedere assolutamente nel cosiddetto classico, famoso, anzi direi più che famigerato, keyword stuffing, no? Quindi keyword centrico, eccetera. Diciamo che mi puoi confermare, no, già ci stanno le zanzare, siamo a marzo, Da me no. c'è una Io vivo a famiglia. Castello. Quindi, Io vivo in no, montagna tra le pecore, non ci possono stare. allora, quindi diciamo che io suggerirei a tutti quanti di non utilizzare, a meno che non siete dei particolarissimi esperti SEO che sapete quello che state facendo e volete fare esperimenti e cose varie, io vi suggerisco di non utilizzare i plugin che mettono in automatico il link a una keyword su tutti gli articoli. Diciamo che questo problema che ci ha illustrato Maria Chiara penso che sia abbondantemente evitabile se ci limitiamo a fare un lavoro di keyword interna manuale, no? Nel senso che quando c'è la pagina che ci serve, la mettiamo con la keyword che troviamo, insomma, ecco. Assolutamente sì, e questo è un altro problema che trovo spesso in diversi anche clienti, la utilizzo perché WordPress ti dà la possibilità di utilizzare un plugin, non specifico, ma diversi plugin che ti mettono in automatico, lo puoi gestire, quindi gli puoi dire che tipo di URL, eccetera. Il problema però è anche di usabilità, e torniamo un po' al titolo di questo evento, perché è capace che ti possa mettere per lo stesso Anchor Test due URL diversi. Quindi io mi trovo all'interno del testo fiori e fiori, due volte linkati, ma una volta mi manda da una parte, una volta da un'altra. Non ha senso, cioè non ha senso per l'utente, l'utente non sa dove sta andando e soprattutto, ma nemmeno per il motore di ricerca. Poi il rischio è che ci troviamo dei contenuti pieni zeppi di link interni, anche, ma Google, nella immagine che vi ho fatto vedere prima, c'è proprio una missione di Mueller, cioè evitate di mettere troppi link interni quando non è necessario. Quando ha senso, parla proprio di logica, anzi non nell'immagine, ma nel documento che vi ho fatto vedere di SEO di base, diciamo, quando ha senso utilizzatelo, se non ha senso no. Allora, a tal proposito, faccio un'ultima domanda, poi evaporo. Allora, Oh, ci servi, non te ne andare. Che brutta scena. ci sono Lo so. delle domande qui che richiedono la nostra attenzione. Allora,
A proposito di numero di link, perché ogni tanto c'è sempre quella cosa di chiedere: sì, ma quanti link devo mettere io massimo in una pagina? Allora, io so che non c'è né un minimo né un massimo, né, insomma, ecco, il numeretto massimo 2, massimo 5, minimo 8, non esiste. Esiste il buon senso, e questa è la cosa più difficile che come dire, ci tormenta, usare il buon senso. Però c'è un'altra cosa che mi interessa tanto, che è un po' più tecnica, che è la Link Juice. No, c'è come dire, questo mito della Link Juice, che sarebbe una sorta di, come dire, fluido magico, no? Pure nelle grafiche che troviamo su internet c'è questa Link Juice, che è questa specie di, da questo alambicco scende questo liquido che poi va nella pagina e poi, in pratica, che Faccio cos'è? un'infografica con quello che hai detto, è No, 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 bellissimo. sembra ingranaggi accesi dal liquido, quindi. Questo liquido, perché praticamente qual è la sintesi? Più link metti in una pagina, e più questo Si link disperde. juice si disperde per i vari link. Se metti un solo link, tutto il link juice, cioè tutta questa aura, tutta questa forza, questo santo graal della pagina, va verso un solo link, e quel singolo link si becca tutta la forza, diciamo, no? Allora, tutto questo secondo te è ancora vero? Perché questa è una cosa che sta in giro da tanti anni. Vale la pena ragionare in questi termini o... Allora, sì e no. Sì, per quanto riguarda l'aspetto più tecnico, che non deve essere di competenza del redattore. Cioè, il redattore non si deve preoccupare se metto 10, 5, 4 link, il link juice, assolutamente no. Tecnico ha a che fare invece a livello di navigazionale, non di link, non di contesto al link, ma di link. Solitamente si dice non più di 100 link che escono, no, da una pagina. È ovvio che sull'e-commerce come fai a dire una cosa del genere? Ecco perché anche in home page negli e-commerce c'è quell'alternarsi di link rispetto a un sito vetrina, perché chi riceve il link dall'home page, no, quella pagina che riceve il link dall'home page ha un potere maggiore, diciamo. Quindi in fase di progettazione insieme allo UX, quindi direi SEO, sviluppatore e UX, sì, può avere senso, nel senso che non è tanto per la Link Juice quanto per diciamo anche il crawl budget, per dare al sito in generale come dire, una ottimizzazione più tecnica. No, invece, per quanto riguarda il contenuto testuale, e mi spiego, non lo dico io, ma lo dice un video di Matt Cutts di una decina di anni fa, dove gli chiedevano: ma io devo mettere il nofollow nei miei link interni? E lui diceva: no, assolutamente no, lo dice anche Mueller. È ovvio che però anche qui ritorniamo sul concetto della logica, ma è una pagina con 10 link interni all'interno del testo, è usabile? Mi viene da dire di no. Poi è usabile in base a quanto contenuto c'è, se il link c'è anche da qualche altra parte, mi viene da dire di no, non è usabile, non è utile, però il motore di ricerca ad oggi sa benissimo che tu stai linkando la tua pagina interna per un motivo piuttosto che un altro, cioè un motivo, insomma, sa che stai linkando il tuo sito. Quindi non mi preoccuperei nella fase di redazione di un contenuto di dire: oddio mio, la devo mettere nofollow perché c'è un altro link simile o perché ce n'è un altro prima. C'è anche da dire che però io su questo non ho mai fatto test. Si dice che il primo link interno che si mette all'interno del contenuto per il motore di ricerca avrebbe diciamo un valore maggiore. Ora, che cosa maggiore di cosa non lo so. Che cosa sia questo valore maggiore non lo so. Si dice questo, però se ci pensate anche questo ha a che fare con la logica, cioè se io parlo di fiori e parlo di margherite e poi di vasi, e parlo di vasi e poi non lo so, di muschio, eccetera. È ovvio che se nel primo paragrafo dove parlo di margherite metto il link a margherite, è perché nella mia testa voglio che l'utente clicchi anche su margherite. E non è detto che legga tutto l'articolo, quindi è ovvio che magari il primo link può avere un peso maggiore anche in quest'ottica.
anche qui non è che io al redattore, al giornalista, gli vado a dire: guarda, allora considera che se il primo link che metti è meno importante del secondo, allora mettilo nel primo paragrafo e attenzione, usa questo ancora. No, cioè scrivi nel modo normale, colloquiale, conversazionale, a fronte di un argomento. Ci sono questi link che puoi mettere perché sono importanti, contestualizzali nel modo migliore. Ovviamente io penso che in un articolo, non lo so, facciamo l'esempio di, che ne so, 1500 caratteri, spazi inclusi, 10 link, anche se interni, È siano eccessivi. piccolissimo poi questo articolo, Certo, così no? 1500 caratteri. Ma il problema è Ma qual è lo user, qual è lo scopo di quell'articolo? sì, infatti. Ti Dipende, posso chiedere? per Vai. esempio, no, non è una domanda, è solo come dire, un appoggiarmi a quello che è stato detto, nel senso che proprio oggi, per esempio, ho visto l'articolo, perché è uscito WordPress 5.7. Sì. A vedermi un po' le novità di, che sono belle novità, comunque non Sì. più di questo. Come dire, l'articolo istituzionale di WordPress.org, insomma, che presenta tutte le cose. Cioè, se tu vai a vedere come scrivono quelli gli articoli, no, ecco, veramente 1500 battute, giusto per dire più o meno abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto questo, e poi una sfilza di link a tutti gli autori, tutti quelli che hanno collaborato, ma è una cosa tipo che sono il doppio cioè sono tipo, non lo so, Ma tipo. quello, secondo me, quello è perché è un premio. Cioè loro diranno: ti metto un link al tuo sito, al tuo profilo, eccetera, o ti cito perché tu hai collaborato in qualche modo, un po' come fa Wikipedia. Sì, ma secondo me, sai, quelli sono quei classici, adesso non voglio parlare male, sai, a volte, per esempio, gli sviluppatori, no? Quando scrivono gli articoli, gli sviluppatori sono molto così, molto funzionali, no? Nel senso, devono mettere il ringraziamento a 500 persone, 500 link, poi non se ne frega niente del fatto che quei 500 link sono un dramma, capito? Da tutti i punti di vista. Però, capito? 500 grazie, 500 link. Vabbè, Poi. gli danno valore, dai. Forse qua avevo sentito pure che era perché era un progetto molto al femminile. Avevo letto oggi un po' su LinkedIn. WordPress.org può fare quello che vuole, No, non c'è oggi niente. sono stata menzionata in questa conversazione che ancora devo leggere, che diceva su WordPress, questa release di WordPress. L'ultimissima domanda faccio, sempre per questi poveri redattori giornalisti, c'è cioè noi, anzi due. Una è, mi collega a quello che ti diceva Riccardo, ma un articolo senza link interni non è un'occasione sprecata? È la prima domanda. Un articolo però piuttosto in cui comunque effettivamente c'è, perché è la cosa che fanno la maggior parte dei giornalisti che non ne mettono, basti guardare il Corriere, tanto il Corriere non ci segue. Ok, e l'altra è, sempre lato giornalisti, come linkare al meglio le fonti? Quindi come fare la legge di bilancio 2021, bla bla bla, ecco, come linkarla al meglio? Allora, nel primo caso sì, cioè dipende sempre dallo scopo dell'articolo. Non è detto necessariamente, per esempio, pensa a un editoriale, no? Un editoriale non può avere delle grosse mire di posizionamento su chiavi particolari, no? Perché un editoriale è molto creativo, è l'anima del giornalista che si traduce in lettere, in parole. Quindi è difficile che possa posizionarsi o avere mire diverse se non quella della lettura per piacere. In un editoriale, se non c'è bisogno di un link, non si mette. Considerate anche che non tutti amano i link interni al testo, i contestual link. Anzi, sempre nel sondaggio che avevamo fatto, che non sono poche perché sono 1.000 persone, 1.000 utenti, la seconda cosa che infastidiva era proprio il link, cioè il 70%, oltre il 70% vuole capire dove rimanda il link. Poi c'era un 13%, quindi molto distante, ma al secondo posto, di quelli che dicevano: io non clicco perché a me dà fastidio all'interno di un testo. Quindi se non c'è una necessità, diciamo, dovuta spiegata dall'argomento stesso di mettere dei link interni, io non lo metterei, semplicemente.
Per quanto, ma questa è una scelta anche, se vogliamo, stilistica, però secondo me su determinati, oppure su quegli articoli dove c'è una necessità di conversione, direttamente dalla pagina, perché magari c'è un form interno, no? Si può dire che il rischio allora che l'utente vada da un'altra pagina, ci sono delle motivazioni, per non farlo. Invece l'altra cosa che mi dicevi è molto interessante perché riguarda proprio quello che si dice nelle linee guida dei quality rater, cioè l'affidabilità, l'attendibilità e l'autorevolezza. Google dice proprio in queste linee guida, quando parla di contenuti dove si citano, si copiano contenuti, perché è possibile mettere, per esempio, se io metto il testo di una legge, la sto copiando, però dice aggiungi del valore aggiunto e cita la fonte. La fonte è fondamentale. Come citarla? Allora, citarla con link al PDF, per esempio, si può fare. Considerate però che il PDF da mobile non state dando all'utente, a quanto pare, un servizio, diciamo, di usabilità. Però se la query è quella, cioè se io cerco, perché ci sono anche query associate a PDF, per esempio, Sì. scarica PDF, è giusto che ci sia. Però va considerato che non è usabile non sarebbe usabile da mobile. Nominarla? Assolutamente sì. Io dico che più informazioni metti riguardo alla fonte, meglio è per il tuo articolo, oltre ad essere un fatto chiaramente di copyright e di correttezza. Il link in uscita, anche se è un link in uscita, io non lo metto no follow, soprattutto se la fonte è una fonte trust, attendibile, eccetera. Se invece parliamo di un mio contenuto, io che viene magari ripreso da qualche fonte, anche se non mi possono mettere il link, mi aspetterei una citazione che ha, Certo. diciamo, non è un backlink, ma ha sempre un peso importante. Però le fonti, più informazioni puoi mettere sulle fonti, e meglio è. Guarda, per fare un esempio di come linkarle, di come mettere, cioè del valore anche che hanno e di come fare, basta vedere quello che fa Google in Dataset. Google Dataset è il dataset delle fonti trust attendibili di Google, dove tu è un database proprio, Google Dataset si chiama, e lui ti fa vedere come cita le fonti. Oppure su Google Books, come le cita le fonti? Le cita in quel modo. Quindi Sì. basta in qualche modo vedere quello che fa Google per capire quello che si aspetta che noi vorremmo che facessimo, insomma, vorrebbe che facessimo. Ok, noi ne abbiamo parlato tanto nel libro, lo dico perché ho scoperto che alcuni ci conoscono senza conoscere il libro. Rick, io devo fare la mia marchettata, ancora non l'avevo fatta. Il libro sempre scrivere per informare. Va bene, dopo questa, la regia. La regia, che c'è un po' di allora, la regia, cosa fa? Allora, fa vedere un po' di Ah, commenti. posso aggiungere una cosa su questa cosa della citazione? Scusate, tanto perché sono logorroica. No, però è una cosa molto interessante. Zalando, no? Tu dici Zalando che ha bisogno di curare i link interni, figuriamoci. Zalando, 10 anni fa, io avevo portato un evento da Giorgio su un'analisi di eye tracking e SEO su Zalando. Non era un mio cliente, non è un mio cliente, era semplicemente una speculazione, come dire, filosofica SEO. Allora, che facevano? Loro aggiungevano un pezzo di testo all'interno delle categorie di contenuto testuale scritto bene e poi all'interno un link interno, all'interno di questo testo. Ma dall'eye tracking sarà visto che non se lo filava nessuno, cioè l'utente non se lo era solo soltanto una scelta in ottica SEO. Ad oggi sapete che fa Zalando? Questo testo l'ha spostato in basso. Mette il link, ma questo testo lo ha fatto scrivere da, per esempio, nella categoria moda c'è una giornalista di Elle o una giornalista di una categoria moda, che non ha link a sé, ma ha il nome e cognome. Quindi la giornalista tal dettaglio, adesso non le conosco tutte, però che è riconoscibile sul web a segnali, perché se tu la vai a cercare quella si occupa di moda, ha scritto questo pezzetto introduttivo di Zalando all'interno del quale ha messo un link interno a Zalando. Questo solo per chiudere tra citazione, autorevolezza e link interni. Ecco. Adesso sparate. Ok, perfetto. No, no. Delle Adesso avrei un po' domande. di domande. Sì. Allora, iniziamo dalla prima che ho visto. Allora, ma link a pagine non canoniche può provocare una cannibalizzazione dei contenuti? Link a pagine non canoniche,
Una in che senso cannibazione dei contenuti? Cannibalizzazione. No, cannibalizzazione, sì. No, allora, no, la cannibalizzazione dei contenuti più a che fare magari anche con scelte di argomenti specifici, sempre uguali, eccetera. È ovvio che linkare sempre quella pagina, sempre la stessa pagina in tutti gli argomenti in cui parli di quell'argomento non è, diciamo, non è così consigliabile perché non risponde alla logica sostanzialmente anche. Però non canoniche, il fatto di mettere i link a pagine non canoniche causa essenzialmente il fatto che non hai controllo più su quelle pagine che tu hai dichiarato canoniche, perché i segnali degli utenti, che l'utente darà al motore di ricerca, sono contrari a quelli che tu hai dato a livello di codice al motore di ricerca. Quindi non è che di per sé, Dio mio, succede un macello, ma non sono più quelle pagine che hai deciso tu, sulle quali magari hai fatto advertising, sulle quali magari tracci in maniera particolare determinate cose. Quindi non è più in tua gestione. È Questo. come se tu stessi accelerando col freno a mano tirato, cioè da un lato tu dici no, quella Bravissimo, perfetto. non è la pagina giusta, però dall'altro lato ci metti il link. E a Guarda. questo punto Google non sa più che cosa fare, è capace che magari alla fine ti indicizza quella non canonica e non ti fa Esatto, uscire il risultato di ricerca esatto. quella canonica. Esatto. Google faceva un esempio, adesso non c'è più, ma è molto, molto indicativo, qual è il problema di dare segnali contraddittori? E c'era, dice, tu pensa se vai allo zoo, vedi una giraffa, diceva proprio questo, nei suoi linee, nel suo blog ufficiale, vedi questa giraffa che però ha al collo appeso un cartello scritto ciao, sono un cane. Tu dici, ma come? C'è qualcosa che non va? Ecco, per me, dice Google, è così quando ci sono le 404 soft, dove tu mi dici che è una 404, ma io lo status code della pagina la leggo come un 200. Esattamente questo, cioè stai dando dei segnali contraddittori, Google non ci capisce niente e decide di testa sua. Quindi non sei più proprietario delle tue scelte, sostanzialmente. Allora, se dall'analisi ci si accorge che un link ad una pagina risponde meglio rispetto a un altro link, è bene variare il link o cancellarlo, o è preferibile non toccarlo affatto. Se Se un link, dall'analisi. ok, quindi lui dice, credo, se il link che ho messo all'interno di un contenuto testuale ad una pagina risponde meglio rispetto a un altro, bene variare il link, che un link ad una pagina risponde meglio rispetto a un altro link. Ah, lui dice, posso, se ho messo un link interno a un contenuto, poi mi accorgo che c'è un altro che è meglio, lo posso cambiare? Sì, penso di sì, penso che Sì, lo sia. puoi, sì, allora. Lo puoi cambiare, attenzione perché bisogna vedere se questo cambiamento lo fai solo in ottica SEO o user, perché per Google, per esempio, anche se tu vedi che quell'altro link è meglio, se Google ritiene che quello invece che già hai inserito, che tu vorresti togliere, è più pertinente, sottolineo, potrebbe essere un problema. Cioè, ovviamente non se capita su uno, due, tre articoli, ma se è un cambiamento, ricordiamoci che le pagine si aggiornano, la data all'interno di una pagina si aggiorna quando tu togli un link e lo rimetti. Quindi se è un cambiamento che fai costantemente, in maniera poco, come dire, senza pensare all'utente, ma pensi soltanto perché così il link va bene, allora potrebbero esserci dei problemi. Però se lo fai perché una tantum, ogni tanto, considera sempre, io consiglio sempre questo, quando fate dei cambiamenti sulla pagina, e la pagina per esempio è una fonte Google News o una fonte Discover o comunque ha la data impressa, parliamo di WordPress che lo fa in automatico, fate altri cambiamenti importanti, non solo il link, cioè risistemate un po' il Di paragrafo. contenuto, diciamo. Esatto, esatto. Perfetto, allora hanno più forza i link on site o i link che portano fuori al sito? Ad esempio, i link che portano al sito dove prende sempre in linea col topic, in Sì. linea topic.
No, no, è chiaro. No, e questa è una domanda che spesso è frequente perché no, sono due cose diverse, entrambe importanti, ma non ce n'è una che è più importante dell'altra. Per il sito, i link interni sono fondamentali, quello vi facevo vedere, quello che diceva Google, non c'è niente che sostituisce un link interno al linking fatto bene. Attenzione, il interno al linking è il menu di navigazione, i contenuti supplementari, i link interni, i tag cloud sono interni al linking. Quindi è fondamentale per il sito. I link esterni sono altrettanto importanti, ma non più o meno di un link interno. Sono altrettanto importanti se sono perfettamente contestualizzati all'interno di un contenuto. Ok, poi vabbè, poi ci parlerai delle belle novità di WordPress. Va bene, mi piace questo. Ciao, mia bella Cristina Hai Maccaluna. visto? C'ho pure fame. Quindi, nonostante l'hai, ma posso dire a tutti quanti se vi registrate su StreamYard così sappiamo il vostro nome? Giusto, Riccardo? Almeno non vediamo più. Divertente, più bello, ecco. Sì, Va perché io bene. non riesco tutti a trovarli. Ecco. Allora. Sono finite? Sì. Sì, sono Vi finite. faccio vedere un'ultima cosa che ci tenevo a farvela vedere perché. Prego. A livello visual, come dire, è molto interessante quello. Vi mostro l'output di due, ovviamente fatto uno sul mio sito perché ovviamente non, per motivi di privacy non posso farvi vedere altro, però è un altro invece diverso. Allora, c'è screen, ok, c'è screen. Allora, sono due tool, uno è Screaming Frog e uno è Visual SEO. Visual SEO sono tutte e due tool che uso, ha una funzionalità che è proprio quella di ispeziona link e ti fa vedere subito i link interni, cioè per tipologia e per anchor. Tu ci metti qua il sito e lui ti fa vedere, in questo caso ti dice guarda che il 2,3% sono nel footer, il 30% sono di navigazione, il 54% nell'header, soltanto il 12,9% nel contenuto. Già questo e qui ti fa la torta per anchor test, quindi chi siamo, approfondimenti, eccetera, e anche Bello. questo. Questo è, diciamo, a livello visivo per avere subito un impatto. Quest'altro è Screaming Frog. Adesso ho preso un mio sito. Questa è una funzionalità che si trova dentro il tab di una voce che mi pare albero. Insomma, è una visualizzazione grafica molto carina. Ma la cosa interessante qual è? Che se vai a posizionare il mouse su questi pallini verdi, questa è esattamente la struttura di link del mio sito personale, no? L'architettura informativa, diciamo. Ma se tu ti posizioni qua, lui ti dice il deep link, il crawl depth, quindi a quante click sta dalla home page. In questo modo tu riesci subito a capire, per esempio, potrei scoprire che questa parola, no, questa parola, scusate, questa pagina, capire il consumatore online si posiziona bene, però sta a 4 click dalla home page, io la posso migliorare come magari facendola stare per un po' in home page, facendola linkare da una pagina in seconda, linkata a sua volta dalla home page a un secondo click. Era solo per farvi vedere, diciamo, che ci sono strumenti che lo fanno in automatico, anche gratuiti, perché ci sono versioni gratuite sia di Visual SEO che di Screaming Frog, che vi danno subito un impatto visuale, diciamo visivo, dei miglioramenti che si possono fare. Molto interessante, come ci ha detto Emanuela Mencarelli, interessantissimo. Grazie, Visual SEO non lo conoscevo, quindi me ne vado con la cosa che porto a casa. Io dico sempre che da un evento formativo, se porti a casa una cosa, chi l'ha fatto ha vinto, quindi. Ecco. Ah, vorrei e concludo perché tu mi hai detto questa cosa. Mi senti? Mi Sì. sentite ma non mi vedete? Non lo so, vabbè. No, tutto, tutto. Ah no, perché io mi si è. Vabbè, in ogni caso meglio così. E aggiungo, perché tu hai detto da un evento formativo si porta a casa qualcosa. Io devo dire che anche io porto a casa molto. Sono stata intervistata da un ragazzo che si deve laureare e farà una tesi su SEO e commerce. Mi ha fatto una domanda alla quale io non avevo mai pensato, cioè i link nella chatbot, i link interni nella chatbot possono aiutare la SEO? Cioè è una cosa, cioè, e io diciamo, ho dovuto riflettere su questa cosa perché un ragazzo che si sta laureando in marketing management all'Università
di Milano, alla Cattolica, credo, comunque Luigi si chiama, che ha fatto delle domande bellissime, mi ha fatto questa domanda. E quindi sì, indirettamente possono assolutamente aiutare anche il posizionamento volendo nella chatbot, perché se la chatbot è progettata bene, ti mantiene l'utente di più sul sito, ti fa andare sulle pagine che decidi tu, eccetera, eccetera. Quindi indirettamente perché no? Perché no? Va benissimo, allora io vi saluto entrambe e ringrazio Maria Chiara perché ci ha portato la sua competenza storica, diciamo, come dire, D'anziana, no, da esperta. da professionista navigata, insomma, da persona che sicuramente ne sa. Ovviamente poi se lo dico qui Maria Chiara via email mi può mandare c'ha qualche link che mi vuole suggerire di approfondimento di materiale suo, di contenuto suo, di sito suo, quello che vuole, così poi magari quando io faccio il mio riepilogo, perché poi questo video resta, poi lo metto su YouTube, facciamo un po' di cose così di riepilogo, posso mettere queste fonti come link di approfondimento. Certo. Va bene, allora vi Ok. saluto e vi do appuntamento la settimana prossima. Grazie. Ciao! E ciao! Ciao.